incrociati infatti permettono di condividere l'esperienza e il piacere della narrazione. Voi, cara infermiere, tu bel barelliere. Su, venite ad ascoltare, qui insieme si può stare. E poi dico a voi passanti, ascoltate tutti quanti. Aprite gli occhi e pure gli orecchi, qui si raccontano fiabe e scherzetti. E ora... Che disse alla sua serva? Raccontami la storia. La serva incominciò. C'era una volta un re seduto sul sofà. Che disse alla sua serva? Raccontami una storia. E la serva incominciò. Il lupo rispose. Rispose tra sé e sé che sarebbe arrivato per primo. Nel frattempo il lupo cattivo prese una scossa. Su, sveglia mio piccolo coniglio. E lui rispondeva, cacca pupù. A mezzogiorno il suo papà gli diceva, mangia gli spinaci mio piccolo coniglio. E lui rispondeva, cacca pupù. Di sera sua sorella grande gli diceva, vai a fare il bagno mio piccolo coniglio. E lui rispondeva, cacca pupù. Piccolo coniglio, lui rispose, brut. Arrivò. Cenerentola chiese, posso venire? Ma le risposero un bel no. La strofa che si intitola C'era una volta il lupo, che insegna come sono cambiate le cose adesso per il lupo. Al lupo, urlava Pierino. Tu non mi prendi, diceva il porcellino. Ribadiva la mamma e i suoi 7 capretti, dando un bacino sui loro musetti. Ora esco per fare la spesa, torno presto, non sarà lunga l'attesa. Thank you.
passare sopra, non ci si può passare sotto. Oh no, ci dobbiamo passare in mezzo. Svish, svush, svish, svush, svish, svush. Caccia dell'orso andiamo. L'ore bella, quella della sete più bella, ma quella dell'argento le vince tutte. La sua mamma la chiamò e le disse: senti cappuccetto verde. Ma no, rosso. Ah sì, rosso, vai dalla zia Diomila a portarle questa buccia di patate. No, vai dalla nonna a portarle questa focaccia. Va bene, la bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. Che confusione, incontrò un lupo, non una giraffa. E il lupo le domandò: quanto fa 6 per 8? Niente affatto, il lupo le chiese: dove vai? Grazie, scusa, per favore, che magnifiche parole. Se le metti pure insieme ad azioni che fanno bene, ad un sorriso, ad una carezza, questa è vera gentilezza. Mi permette, faccia pure, le dispiace, fa un piacere. Ma che semplici parole che alla bocca porta il cuore. Vedrai, è facile impararle, falle usi in quantità, a chiunque tu puoi dirle, per portar serenità. Perché hai pochi soldi, ma vuoi fargli un regalo bellissimo. Per regalargli un bel momento di silenzio, per fare un dispetto a chi sogna un paese di analfabeti.